qui ospite di questa mostra di Giorgio Crisafi. Io conosco Giorgio da molti anni, abbiamo lavorato insieme, io da attore e lui da regista addirittura. Molti anni fa siamo diventati amici, ho seguito anche se un po' da lontano questa sua trasformazione, questo suo passaggio all'interno del mondo dell'arte, dal palcoscenico, dal teatro alla ceramica, alla scultura. L'ho seguito con particolare affetto perché mio padre era scultore e si conoscevano, tra l'altro, e il suo maestro Piero D'Orazio era amico di mio padre, quindi è una storia che si intreccia in continuazione. È una mostra che, come tutte le mostre, quando si trovano a doversi integrare con una struttura esistente, preesistente come un museo, è una scommessa sicuramente. È una scommessa perché tu devi avere un equilibrio ardito e coraggioso in cui non devi divorare il tuo contenitore, ma non devi neanche farti sopravanzare, quindi devi essere integrato e accordato con uno strumento, con lo strumento del museo, mantenendo la tua personalità e anzi sfruttando in senso buono quello che è il contenitore, quello che diventa provvisoriamente lo sfondo della mostra. E a me sembra che Giorgio ci sia riuscito perfettamente.